Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma allora, guardate, Giorgetti è stato molto chiaro e credo che le sue parole vadano ascoltate con attenzione, nel senso che non possiamo più permetterci i disastri che sono stati fatti dai governi precedenti, cioè quello di dar vita a delle misure economiche che creano delle voragini, che creano dei buchi. Cioè, quindi dobbiamo essere ragionevoli e capire che ci sono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare. E questo il governo attuale ce l'ha ben presente. E quello precedente, il signor Conte, di cui prima avete letto quella frase, una delle perle della sua intelligenza, e che ci ha lasciato un buco di 20, 25, 30, 35, 40 miliardi di euro. Ma che tirava fuori la cassetta del Natale 94? Con la follia del super, con la follia del super bonus. Dopodiché, per quanto riguarda il patto di, intanto Conte su Conte, su Conte vi permetto anche un'altra osservazione, Parenzo, a voi che siete tre maestri di giornalismo seduti lì al tavolo. Io sono preoccupato per Giuseppe Conte, vorrei fare un incontro con lui in trasmissione da voi, intanto per esprimergli la mia vicinanza e dare la mia disponibilità ad un aiuto economico. Perché? Perché nel 2021, lui nel 2023 ha dichiarato per il 2022 un reddito di 24.000 euro lordi, cioè ha vissuto nel 2022 con 1.000 euro al mese, poverino. Però si vede che Natale, ma è come te, ricco di famiglia. Qui a Cortina, posso vive parlare? Vive del suo lavoro pregresso. Era a Cortina in un hotel. In un hotel a 5 stelle, quindi diciamo che non è un esempio da mostrare agli italiani una persona che ha pagato solo in un Italo, anno 1700 euro. Italo, no, questo è il contrario, però. Paghiamo, ma scusa Italo, stai una volta, è il contrario però. Fiscale. Aspetta, no, ma non è da te. No, ma vuoi insinuare, per quanto è gonzo e ci crede, sia un'evasione fiscale? Ma quello guadagnava tantissimo come avvocato, ha smesso di fare Presidente del Consiglio, non aveva un reddito come segretario di partito, perché i partiti sono poveri, e ha vissuto con i suoi soldi. Come te. Io non insinuo, dico che è probabile che Conte quell'anno abbia avuto degli emolumenti sotto forma di rimborse spese dal Movimento 5 Stelle, come sembra probabile, utilizzati sotto forma di rimborso spese perché non sono tassabili. E questo non è etico. Spieghiamolo bene, perché sennò diventa una cosa pesante. Aspetti, andiamo con calma. Procediamo con calma. Primo, sono usciti. Spieghiamolo al pubblico. Un istante solo, non c'è più la bacchetta qui. Adesso ne parliamo con calma. Allora, tutto parte da questo, dal fatto che negli ultimi giorni sono uscite queste dichiarazioni dei redditi. Allora, il più ricco di tutti, Matteo Renzi, e lì sappiamo, diciamo così, il ruolo di grande conferenziere internazionale, va bene se lo diciamo così, sì, anche in Arabia Saudita. E qui siamo su un reddito da 3 milioni, sopra addirittura l'ACI sta... È più sospetto 3 milioni di 24 no, tutto dichiarato, euro. No, però, Telese, se Bocchino non fosse populista oggi. Tutto dichiarato, Telese, non c'è niente di sospetto. In queste dichiarazioni. Renzi paga 5.000 euro al giorno di tasse, Telese, tre volte quello che ha pagato Conte. Quindi in un di anno. Sospetto non quindi c'è io nulla perché. Renzi a andiamo Conte. Una alla volta, con calma, perché è tutto dichiarato. Renzi nella top della classifica. Renzo Piano, senatore a vita, grande arcista. Tremonti, grande studio di commercialista, no? Uno degli studi più tra i più importanti d'Italia. Sopra i 2 milioni di euro. Giorgia Meloni 293, Salvini 99, Schlein 94, Carlo Calenda, è stata comunque anche vicepresidente della regione, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, è stata deputato, certo. Carlo Calenda 85, Giuseppe Conte 24. Ora, per evitarci tutti noi a questo tavolo la famosa querela natalizia, come si chiama, spieghiamo bene che cosa intende però Bocchino, perché oggettivamente è stato un grande avvocato in un importantissimo studio legale, ha fatto il Presidente del Consiglio, avrà messo dei soldi da parte, quella dichiarazione si riferisce al pezzo di legislatura e alle due mesi e mezzo ai due mesi di legislatura e quindi ha percepito reddito, ma ne dirò di più, c'è anche Enrico Letta
che nella sua attività da segretario non ha guadagnato soldi perché i partiti sono poveri, cose che Bocchino sa benissimo. Il Movimento 5 Stelle poi addirittura ha un surplus di volontà, però facciamoglielo spiegare bene, che così ma lui voleva insinuare la querelina di Natale, lo ha insinuato e a questo punto devo dire non capisco perché lo insinui. Se hai una notizia dillo, se no non lo insinuare, perché lui ha detto no, il Movimento 5 Stelle gli ha dato dei soldi come rimborso spese in nero vuoto, però. Ma figurati se uno che guadagnava 1,5 milioni di euro ha bisogno del facciamoglielo spiegare bene, poi sentiamo anche Friedman e tutti gli altri, così non facciamo, non è cadiamo in equivoci. Cosa, non è da Italo. Allora, credo che bisogna smettere di insinuare, bisogna dire le cose come stanno. Fonti giornalistiche, oggi gran parte dei giornali, quasi tutti, riportano che la motivazione per cui Conte ha dichiarato così poco potrebbe essere quella che per 10 mesi, avendo fatto solo il leader di partito, ha... potrebbe essere, sono le parole che usano i giornali che abbiamo letto tutti. E quindi potrebbe essere che ha ricevuto dei rimborsi spese dai 5 Stelle che non sono soggetti a tassazione. Ma non è questo il problema. Io non insinuo nulla, mica insinuo che Conte ha lavorato in nero. Insinuo una cosa e non insinuo, dico una cosa, che un leader che paga 1.700 euro di tasse soltanto in un anno, con una pressione fiscale del 7% soltanto, mentre a noi la pressione fiscale è al 43%, ovviamente mi fa pensare ad un leader che si ritratta... Mi fa pensare? Se uno è in sabbatico... Facciamolo finire, perché sennò... Mi fa pensare... Prego, Bocchino. Mi fa pensare ad un leader che sicuramente ha dato uno scarso contributo all'erario rispetto a quello che ha tolto. Cioè lui ha dato solo 1.700 euro in quell'anno alle casse pubbliche e ha tolto circa 30-35 miliardi alle casse pubbliche con la follia del super bonus, la follia del reddito di cittadinanza, la follia del bonus cacciato. Quindi c'è uno squilibrio tra ciò che ha dato e ciò che ha tolto che non è fa sicuramente un leader da additare ad esempio agli italiani. Allora, Dovica Ciriello.